Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 30 luglio, memoria di San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna nel V secolo, grandissimo predicatore e importante padre e dottore della Chiesa. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Nel Vangelo di oggi Gesù continua il suo insegnamento e risponde alle osservazioni polemiche dei farisei che, avendo visto un esorcismo fatto da Gesù, dicevano: è con la potenza e nel nome del principe dei demoni, Belzebul, che costui scaccia i demoni. E Gesù spiega l'assurdità, dopo aver spiegato l'assurdità di questa affermazione, parla della sua potenza esorcistica con questa parabola. L'uomo forte e ben armato che fa la guardia al suo palazzo è il demonio. L'uomo più forte che lo vince e lo sconfigge è Gesù. È chiaro che non possono essere d'accordo. Il Signore Gesù è venuto nel mondo per distruggere le opere del demonio. Ed ecco allora: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Gesù ammonisce quei farisei che l'accusavano, ma anche noi. Li ammonisce mettendo in risalto che se non siamo con lui, siamo contro di lui, e non possiamo paragonare Gesù al demonio, perché non vi è nulla a che fare tra il principe di questo mondo, il nemico dell'uomo, e l'unico redentore, Gesù, che è venuto nel mondo per salvarci. Ed ecco allora l'invito ad avere fiducia in lui e a confidare in lui. Chi non raccoglie con me disperde. Non possiamo pensare con le nostre forze di difenderci dal nemico. Il successivo racconto, questo racconto dello spirito che scacciato cerca sette spiriti peggiori, è un'ammonizione. Sì, perché uno può anche essere liberato dal Signore, ma se poi non continua a confidare nel Signore, non raccoglie con lui, disperde, e anche il bene che ha ricevuto alla fine lo disperde perché è stato liberato da un demonio, ma alla fine viene invaso da altri sette. Così, grazie a Dio, poi liberati da un vizio, ma se non vigili, sette vizi peggiori possono invadere la tua vita e dominarla e renderti schiavo più di prima. Occorre sempre raccogliere con Gesù, stare uniti a Lui, perché Lui è il più forte, che vince il nemico e che ci permette di avere pace nel nostro cuore. Stiamo sempre uniti a Gesù, perché Lui è l'unico Salvatore. A presto, buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.